tuoi i tuoi familiari, i tuoi genitori? Mia mamma che è socialissima, cioè nel senso mia madre è sempre su Facebook, WhatsApp, Instagram, e già aveva paura che io andassi in Kosovo, figuriamoci quando ha visto certe storie e certi post, e si è spaventata tantissimo. Infatti il giorno più felice della sua vita è stato probabilmente quando io sono tornato dal Kosovo, e quando le ho detto che quest'anno andavo in Mongolia, in Siberia, e giravo due terzi del mondo con la macchina, e lei tutti i giorni, ancora non ha capito che parto fra tre giorni, e tutti i giorni mi dice: ma quindi non ci vai più, non lo fai? Non ho capito che ho pagato l'iscrizione, ho comprato una macchina e che siamo organizzati. Quindi spera fino all'ultimo che non vada in Mongolia, diciamo. Tra l'altro, piccola parentesi, ci tengo a dirlo per finire questo aneddoto, questa storia. Alla fine siamo arrivati in Kosovo e ci siamo accorti di essere il paese più tranquillo sulla faccia della terra. Non è militarizzato per nulla, gente cordialissima, non abbiamo avuto alcun tipo di problema ed è un paese stupendo, a differenza della Serbia, lo dico. Ma l'associazione di idee è un po' questa, la cucina della propria madre non si supera mai, e quindi qual è la cucina, immagino la cucina che ami sia questa, quindi come sei messo quando ti trovi all'estero e non hai i tuoi punti di riferimento? Guarda, quello è il vero problema, perché io sono sul mangiare soprattutto, sono schizzinosissimo, quindi mi dà... assaggio sempre tutto, nel senso sono stato poco fa in Asia, in Cina, e ho mangiato i ragni fritti, il serpente, le cavallette, e quindi assaggio tutto per dire l'ho assaggiato, ho fatto questa esperienza. Però mi dà fastidio il cibo speziato, i cibi delle altre culture, preferisco quello italiano, quindi preferisco magari mangiare di meno, stare a digiuno e aspettare quello italiano. Io poi vado pazzo per quella che da quando sono piccolo definisco la ciccia panata, la cotoletta alla milanese, e penso che pasta, cotoletta alla milanese, queste cose non le trovo in Mongolia. Quindi dovrò abituarmi a una cucina sicuramente asiatica, cercherò di ricordarmi quello che mangiavo in Cina, magari mangerò solo riso bianco, però quello sarà davvero un punto dolente, spero di dimagrire un po', insomma. Gli altri due componenti del viaggio sono Claudio Pica Villa e Fabiano Dalianio. C'è anche un quarto ero nascosto nel viaggio, giusto? Sì, e Luca Lamesa, che non potendo per via di impegni importanti venire con noi, sarà virtualmente con noi, e magari se ce la facciamo ci sarà una sorpresa, e riusciremo, grazie alle potenti tecnologie, a far essere presente Luca con noi. Quindi solo chi ci seguirà saprà se saremo riusciti o no in questo intento. Tu hai appena parlato di impegni importanti, io ora che ci penso... ti abbiamo chiesto quali sono poi gli impegni importanti, quali sono le tappe fondamentali di questo viaggio, come si snoderà? Allora, oltre ovviamente all'inizio e alla fine, si parte la partenza ufficiale è il 16 luglio a mezzogiorno, da una località nascosta, segreta, che ancora deve esserci comunicata, che sarà intorno a Praga, però vicino a Praga. E noi andremo lì qualche giorno prima, perché il 15, il giorno prima, ci sarà anche una festa, ovviamente ci sono tutte le varie cose di rito. Il 16 luglio si parte e si arriva, e si apre la chiusura, la parte finale, il 10 agosto. Però dato che si arriva anche spesso dopo settimane, la festa ufficiale di chiusura è il 25 agosto. Poi dal 25 agosto ogni settimana, per 2-3 settimane, faranno la stessa, replicheranno la stessa festa di chiusura, perché arriva proprio tardi per far godere a tutti, insomma, il finale. E la cosa bella è che durante il viaggio ci sono alcuni paesi, come ad esempio il 19 luglio in Romania, che fanno delle feste ufficiali. Infatti dopo 3 giorni dalla partenza, il 19 luglio in Romania facciamo questo beach party sulla spiaggia pazzesco, e anche in Turchia ci sono diverse feste durante il tragitto. E la festa finale però quest'anno non sarà nella capitale della Mongolia? Quest'anno no, dopo 14 anni che l'arrivo era Ulaanbaatar in Mongolia, e quest'anno la Mongolia ha detto, perché ogni volta gli lasciavano il devasto, penso, e quindi quest'anno si arriva sia a Ulaanbaatar, però poi si continua per 9 ore a nord di Ulaanbaatar, si esce dal confine della Mongolia, si entra in Russia, e l'arrivo quest'anno sarà per la prima volta a Ulan Ude, che è in piena Siberia. E poi da lì ognuno per sé, come funziona? Guarda, questo lo stiamo ancora decidendo. Ad ora abbiamo visto che c'è così un fantomatico volo Siberia-Pisa, non so perché. Quindi probabilmente la nostra via di fuga, il nostro piano A, è arrivare alla fine, arrivarci per forza. Solo il 30% arrivano alla fine, ma noi ci arriveremo. E arrivare alla fine e poi prendere un volo per tornare in Italia.
E Claudio, che è sempre quello più esperto di tutti, sta organizzando il modo di far tornare anche la macchina, perché ovviamente noi non potremmo farci 40 giorni di macchina a ritornare, sarebbe mortale come situazione, e quindi Claudio sta trovando una società di shipping, qualcuno che possa caricarsi la macchina e riportarcela in Italia. Finora è riuscito ad avere un appoggio solo fino all'Estonia, a Lettonia, da quelle parti. Non sappiamo ancora come farla tornare in Italia, anzi se qualcuno si offre di andarcela a prendere, volentieri.